tutti, questa è un'edizione speciale del TG del Da Vinci Nitti di Cosenza. Nel corso di questa edizione speciale, dedicata interamente alle buone prassi, messa in campo dall'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci Nitti di Cosenza, affronteremo una tematica sociale attuale, gli invisibili tra accoglienza ed emarginazione. La storia di Fofana, Stella Cometa, La Noce della Fiera, Ambulatorio Medico Senza Confini. Gli studenti hanno voluto testimoniare come la città di Cosenza affronta la presenza importante degli extracomunitari immigrati. Molti dei migranti provengono da contesti sociali drammatici ed esperienze traumatiche e dolorose. Diventa quindi prioritario, per la società che li accoglie, far emergere le traiettorie biografiche insieme alle competenze linguistiche e culturali di ciascuno. Vediamo come hanno affrontato questa tematica gli studenti del Da Vinci Nitti di Cosenza, che si sono improvvisati giornalisti, reporter, fotografi e anche registi. Può partire il primo servizio di Tainara Morrone, intitolato La storia di Fofana. Mi chiamo Fofana Mukhtar, ho 34 anni, vengo dal Mali e mi sono laureato in storia. La guerra ha cominciato il 17 gennaio 2012. Hanno cominciato ad applicare la Sharia perché loro sono più forti. Hanno distrutto tutti, le discoteche, il bar. Un amico hanno tagliato il mano, mano destra e piede sinistra, perché ha rubato una materassa. Dopo questa manifestazione, questo gruppo islamici hanno cercato le persone che hanno organizzato questa manifestazione, io con i miei amici, e ci sono i miei amici che sono stati uccisi, ho il mio fratello e siamo fuggiti, grazie ad un amico che mi ha informato. E sono, dopo mio fratello, sono andato in deserto e 2 giorni rimasto in deserto, e lì mio fratello è morto. Finalmente un giorno mi hanno portato fino al campo di Crotone. E allora dopo 2 mesi mi hanno trasferito a Cosenza, e Cosenza ho trovato come una persona che era in inferno e è entrato in paradiso. Sono trovato la gente che mi hanno fatto dimenticare tutte le sofferenze che ho avuto e pure che la nostalgia che della mia madre e mia famiglia. Cosa posso dire? Io non posso dire altrimenti, solo ringraziare l'autorità italiana. Veramente qualche volta mi sento nostalgia di mia madre, perché è l'unica persona che è rimasta nella vita, è rimasta qui al mio paese. Adesso io c'è l'unica casa, è Cosenza. A Cosenza mi piacerebbe stare qua e fino alla morte. Davvero. Non tutte le storie hanno un lieto fine. Fofana è felice, anche se ha nostalgia della sua famiglia. È riuscito a salvare la vita e con le sue conoscenze linguistiche oggi fa il mediatore culturale, perché vuole aiutare gli altri. Lui sa cosa significa non riuscire a comunicare, lasciare qualcuno indietro che non ti potrà seguire, perché la paura, la fatica, la fame lo ha ucciso. Fofana ci ha detto: la maggior parte di noi che scappa ha sete di libertà. Centinaia sono gli invisibili che si presentano davanti alle associazioni per un pasto caldo o per ricevere un posto letto. Il servizio che andremo a vedere è stato realizzato da Maria Domenica Magarò presso l'associazione di volontariato Stella Cometa, La Notte della Fiera. Quando è sera, i frastuoni cessano, le luci si spengono e la folla si dissolve. Una moltitudine di persone che hanno colorato la fiera diventa invisibile e viene accolta, rifocillata, presso l'associazione Stella Cometa.
I volontari che hanno cucinato, servito, accolto, fanno parte di numerose associazioni di volontariato che operano a Cosenza. È bello vedere queste persone che donano il loro tempo, il loro lavoro a chi ha bisogno. In questo momento mi piace salutarvi con una frase di Papa Francesco detta durante il Giubileo della Misericordia. La misericordia è un sentimento che ti porta ad aiutare chi ha bisogno e sai che non potrà essere ricambiata. Le immagini e le testimonianze del prossimo servizio, realizzate presso l'ambulatorio medico senza confini di Cosenza, ci aiutano a toccare con mano la precarietà e la sofferenza di queste persone senza volto e senza nome. Regia, possono partire le immagini del servizio di Maria Domenica Magarò. Grazie. Salve, sono Maria Domenica Magarò dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Nitti di Cosenza. Accanto a me il dottor Valerio Formisani. Dottore, come e perché nasce l'ambulatorio medico senza confini? L'ambulatorio nasce a maggio del 2010 e nasce per dare assistenza alle persone che non hanno assistenza sanitaria e quindi non sono coperte per quanto riguarda le prestazioni dal Servizio Sanitario Nazionale. Quali sono le utenze che si rivolgono in questo laboratorio e anche ci sono stati dei casi gravi? Dunque, casi gravi noi curiamo tutti. Partiamo dal presupposto che noi curiamo tutti. Curiamo persone anche che hanno malattie infettive, che hanno epatiti, che hanno HIV, proprio perché non vogliamo discriminare nessuno. E di solito le utenze sono le associazioni che operano sul territorio che ci portano le persone che loro ospitano, che accolgono e che hanno bisogno di un intervento o medico o odontoiatrico. E quali prestazioni offrite, diciamo, ai pazienti? Allora, noi offriamo inizialmente una prestazione medica di base, cioè quella che tu avresti dal tuo medico di famiglia oppure che il bambino può avere presso il pediatra di famiglia, no? In più a noi abbiamo una serie di prestazioni specialistiche. Come mai lei offre la sua professionalità in questo ambulatorio senza confini? Dunque, l'ambulatorio senza confini per quanto riguarda l'ambulatorio odontoiatrico lavora ormai da 3 anni. E ci siamo resi conto che era forte la richiesta di salute comunque di intervento medico da parte sia di stranieri in primo luogo, ma poi ci siamo resi conto che anche gli italiani, c'erano tanti italiani che hanno bisogno e che non hanno punti di riferimento, per cui abbiamo deciso di allargare il nostro intervento anche agli italiani che comunque si trovano in situazione di bisogno sanitario. Invece le difficoltà che avete incontrato con le istituzioni? Le difficoltà sono notevoli, cioè per quanto riguarda le istituzioni comunali e regionali sono praticamente assenti riguardo di questa iniziativa. Un po' ci ha dato una mano la provincia. Durante il tragitto per venire in questo ambulatorio ho notato un cartello dove c'era scritto, parlava di questa equipe. L'equipe multidisciplinare. Che cos'è questa equipe multidisciplinare? Allora, l'equipe multidisciplinare per l'emersione della violenza e della tortura è appunto un gruppo di medici e di psicologi nella fattispecie, supportata dalle associazioni e quindi soprattutto la CASBA. Noi dell'ambulatorio dell'Auser e l'azienda sanitaria. Quindi il compito di questa equipe è quello di far emergere il problema e, tra virgolette, uso un termine molto semplice, di curarli, di prenderli in carico. Cosa svolgi qua in questo ambulatorio medico senza confini? Di solito questi ragazzi che arrivano qua come richiedenti asilo e quindi loro non parlano italiano, parlano inglese, persiano, curdo, arabo e altre lingue. E quindi io aiuto il medico a tradurre il suo problema, la sua malattia. Sono curdo, vengo dall'Iraq e quindi dopo la guerra in Iraq sono scappato.
scappato da Iraq, poi sono andato, per prima volta sono andato in Norvegia, ho fatto richiesta di asilo, ma mi hanno rifiutato la mia richiesta di asilo. Poi sono venuto in Italia e ho fatto richiesta di asilo di nuovo qua in Italia. Per fortuna io ho preso 5 anni di asilo qua in Italia. Professionalità a tutte queste persone? Perché mi sono resa conto che c'è tanto bisogno e tutti dovrebbero avere questo spirito di solidarietà e di aiutare il prossimo, secondo me. Io non sono di estrazione cattolica, ma comunque ho forte il senso della solidarietà. Perché io ritengo che la Repubblica Italiana debba garantire a tutti l'assistenza sanitaria. Vabbè, è la prima cosa. Poi c'è un fatto solidaristico, cioè il genere umano si caratterizza per il fatto di essere solidale nei confronti delle altre persone, almeno dovrebbe essere così. Quindi noi garantiamo nel nostro piccolo la solidarietà e al tempo stesso il diritto alla salute. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità e le auguriamo. Sono io che ringrazio voi. Buona giornata e buon lavoro. A quanti come i medici dell'ambulatorio e a tutti i volontari che in silenzio si occupano di questi invisibili, dedichiamo alcuni versi di Henry De Luca. A voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, a voi operatori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni posto, atleti della parola pace, grazie per la speranza che infondete nei cuori di chi crede nell'unica razza, quella umana, e dell'unica terra su cui tutti gli uomini viviamo. L'azione del Da Vinci Nitti continuerà anche in futuro con nuovi servizi per dare voce a chi non ne ha o chi non vuole averne. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non lo smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era capace a sognare e chi sognava già. Sognare, non smetterò.